Partirà ad aprile il progetto Batman per prevenire il sovrappeso e l'obesità infantile nei bambini fra i 3 e i 10 anni privi di patologie concomitanti. Bambini a tavola, motivazioni che inducono difficoltà di applicazione di norme, di corretta alimentazione e stile di vita. È la completa dicitura del progetto sviluppato dalla dottoressa Anna Maria Acquaviva con il supporto dell'Istituto Oncologico Romagnolo, che verrà diffuso attraverso i pediatri del territorio, cercando di aiutare le famiglie di bambini in condizioni di sovrappeso o obesità attraverso un percorso nutrizionale che trasmetta le conoscenze di corretta alimentazione e di stili di vita utili al bambino. Il progetto Batman è un progetto che mira alla prevenzione di sovrappeso e obesità nei bambini ed è rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, quindi dai 3 ai 10-11 anni, e propone degli interventi gratuiti, delle visite nutrizionali gratuite insieme a questo percorso però l'obiettivo dello studio è quello di riuscire realmente a capire quali sono le difficoltà delle famiglie. Questo è un obiettivo importante ed è poco frequente negli studi che vengono fatti. Infatti tanti colleghi, insomma, spesso facciamo degli interventi di educazione alimentare nelle scuole o in tante situazioni. Gli stessi pediatri continuamente danno delle informazioni su come deve essere la corretta alimentazione, però il fatto che in Italia un bambino su 3 abbia problemi di peso e che l'aderenza alla dieta mediterranea di bambini italiani, da uno studio recente, è risultato tra le più scarse in Europa, significa che evidentemente c'è una difficoltà, una criticità percepita dalle famiglie nel mettere in pratica uno stile di vita sano. Ecco, quindi se ho capito bene, l'obiettivo dello studio è capire le cause di questi problemi. Esatto, capire le difficoltà, esatto, partire dalle criticità e dalle difficoltà per poter poi in futuro aiutare in modo più efficace le famiglie. Più o meno invece la situazione nel Faentino, da quello che può vedere lei? Ci sono, naturalmente, ci sono anche qui delle famiglie. Allora, diciamo che il problema di sovrappeso e obesità è più forte in particolare al sud. Ci sono delle regioni del sud in cui questo è presente, però anche qui continua ad esserci e le cause, stando alla letteratura, all'esperienza mia di nutrizionista, sono di diverso tipo. Vuoi che ci sia ancora una scarsa consapevolezza nella corretta alimentazione o piuttosto nel fatto che il proprio bambino abbia un problema di peso o anche a volte il cibo viene passato sotto forma di amore, cioè l'amore viene passato sotto forma di cibo e questo capita sia per i genitori, i genitori hanno un'età sempre più avanzata e quindi c'è sempre di più questo desiderio, ma spesso anche tanto per i nonni, i bambini passano tanto tempo con i nonni e anche loro hanno che tante volte tendono a concedere un po' di più ai bambini, hanno un'importanza nell'educazione alimentare importantissima. L'obesità infantile, se non curata, se non controllata, può generare quali tipi di problemi nel bambino man mano che cresce? Sono problemi sia di tipo fisici, quindi dal punto di vista articolare, i bambini hanno difficoltà nel movimento, adesso sono insorte delle patologie come il diabete di tipo 2 o l'ipertensione, che storicamente esordivano in età adulta o da anziani. E oltre a problematiche di tipo psicologico, perché naturalmente psicosociale, perché i bambini poi spesso derisi dai compagni sicuramente hanno una difficoltà sia nei movimenti ma anche nella relazione con i coetanei. Federico Lega per Faenza Web TV.